Bon Jovi, It's My Life. Scusaci se siamo entrati un po' a gamba tesa, ma sono le 8:36. È lunedì, vogliamo dare spazio alle canzoni travisate. Guarda il Previ, si batte l'orologio, il dito sull'orologio, che non ha. Te l'hanno rubato durante i festeggiamenti. Del Torino, attenzione. Quindi dal 74, 76. 75, 76. 76. E da allora non porti l'orologio. Per il trauma. Allora, le 836, sapete che per segnalare una canzone travisata basta mandare una email a a.prevignano@djay.it. Scritto mettete, tutto mi raccomando, sempre il link YouTube e secondo esatto. Vabbè, così. Allora fallo fare a loro. Fanno tutto loro. Ragazzi, volete passare nelle travisate? Fate così, così perché volete sennò non passare alla storia. Alla storia. Come chi? Vabbè, Andrea Marmiroli, Megan Thee Stallion and Dua Lipa, Sweet Spy. L'esame della patente, Megan Thee Stallion alle prese con i quiz, non ha studiato, cerca di copiare alla sua sinistra Dua Lipa. Il valore della distanza. Dua. Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombrante in azione di 20 metri, vero o falso? E Dua Lipa facendo un... Aspetta, fammi concentrare. Vabbè, minchia, chi la sa questa? Senti, Dua, l'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario fuori dai centri abitati quando l'illuminazione pubblica è insufficiente o non si... Vero o falso? Fammi finire, poi ti dica. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, i veicoli passano nel seguente ordine: HDBL, vero o falso? A quel punto Dua Lipa, seccata, mima l'espressione. Ma Megan non si arrende e risponde: aiutami, io non so un cazzo. You got me hung up from across the room. So un cazzo. Io ho sentito decine di volte. Non l'ho mai sentito. Ma è perfetta. You got me hung up from across the room. E poi Dua Lipa a dirlo, Studia poi, però. Fraldo. Oh. Vanessa De Mate, Ben Harper, Buasorci. Che bello sarà. Buasorci. Ben Harper vorrebbe invitare uno sparuto gruppo di amici per il suo gender reveal party. Sì, anche, perché all'età di 53 anni ha messo nei guai Vanessa D'Amata, che ha 46 anni. Vabbè, è andata così. Ora aspettano una creatura dalla quale non hanno voluto sapere il sesso. Lista di amici. Ben Harper premette: guarda, io vorrei invitare solo due persone al mio gender reveal party, a cui tengo molto. Mauro Chiurlotti. E chi è? Ci ho fatto servizio civile nell'87. Un uomo perseguitato dalla sventura. Ovunque vada gli succede un sinistro improbabile. E poi vorrei invitare Chiara Cuocirapa, con cui ho fatto il Grest. Ma chi sei, Mancia Capodonna? Che soffre di astenia, agorafobia, presbiopia, lomboscetagia e scorbuto. Ti vanno bene come ospite. Vanessa ci pensa un poco e poi dice: Mauro si assicuri, Chiara che sicuri. Sì, è un'assicurazione. Risolto, giusto. Ma sicuri, carichi sicuri. Sì, ci sono le cure, perché non farle. Max Giorgi, Black Flag, Nervous Breakdown. Anche ho sentito del suono, attenzione, c'è un po' di musica, c'è grande punk californiano. Kit Morris dei Black Flag scopre che il sabato sera la sua fidanzata Antonella lo tradisce, lo capisce da un numero sospetto che trova nel registro, chiamate Magister sabato sera. Perché anche lei chiama lui sabato sera. Curioso di gelosia chiama il numero: chi sei? Sono Magister Patrick. Ammettilo che ti vedi con Antonella il sabato sera. Sei arrivato Caccini, commenta amaro il Patrick. Antonella non la vedo da settembre scorso, da quando si è messa con Omic, che adesso non faccio più le serate con lui, mi tocca fare il resident al dopolavoro ferroviario di Tarquinia. Oddio, che non è male, oddio, mi crolla il mondo addosso, dice Kit Morris. Non mi ero accorto di nulla, così va la vita, amico mio, dice il magista. fregato tu, fregato io, questo è l'Italia, amico mio. Ma ripresosi dalla botta, un inferocito Morris promette vendetta solidare per l'uno e per l'altro, e dice: Antonella me la paga a me, Antonella me la paga a te. Un po' coperto dalle chitarre, ma ci sta. Torniamo subito con Beatles. Oh no!
8.45, attenzione a quello che fai Andrea Prevignano, perché oltre il sottoscritto te la devi vedere con Rocco Tanica, perché ci hai appena comunicato che la travisata dei Beatles è su The Fool on the Hill. No! Segnalatore Alessio Pusceddu. Caro Alessio, occhio, no, occhio, 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 perché oggi rischi grosso. Googolate Rocco Tanica, Fool of the Hill, e trovate lui che suona questa canzone agli Ebi Studios proprio su quel piano lì, ed è una roba pazzesca. È piaciuta molto a Veronica, devo dirlo, se non piace la colpa è sua. Ha insistito, vabbè, proprio, ha detto no, questa la metti, questa la metti. Facile. È vero, è vero. Paul McCartney vorrebbe invitare uno sparuto gruppo di amici per il suo gender reveal party. Lui. 80 anni ha messo nei guai Cher, 76 anni. Ora aspettano una creatura. Sicuro? Possibile. Aspetta, una creatura della quale non hanno voluto sapere il sesso. Lista di amici. Cher dice: io voglio invitare Meatloaf previo smuramento del forno. Franco Leschini, anche se ultimamente DJ Peyote per mettere la musica. Sì. E se non c'è lui tocca ripiegare su Matteo Omis. Sono gli ultimi della lista sempre. E Glenn Benton dei Dayside. E tu? Allora, io, la Ferrante, Lippi, la figlia di Eccleston, quel giocatore della Germania che aveva giocato nell'Inter, tutta la tua famiglia, il parroco di Sovizio, il dittatore coreano e il comico dei 5 Stelle, quello famoso. Ma cosa pazzesca! sai che non ho capito chi è sta gente? E con molta pazienza Mac risnoccia le sue invitati e dice: Elena e Claudio, Tamara e Mattaus, voi, Sisto, Kim e Beppe Grillo. Grillo. Non riesco a sentircela perché è sul testo. Non riesco. Elena e Cloud. Cloud. Okay. Tamara e Mattaus. No. Voi, Sisto, Kim e Beppe Grillo. Ok. Tamara e Mattaus. Beppe Grillo. Vabbè, era un elenco un po' Beppe Grillo, però lo dice proprio bene, lo dice abbastanza. Devi avere la lista, l'elenco sotto gli occhi, esatto. Allora la sento. Poi Max Giorgi, Cher, Beavis and Butted, I Got You Baby. Questa versione esiste con loro esiste. Che cantano e urla, no, bellissima. Farmacia Ferramenta Casalinghi di Cher. Buongiorno, dice Sting, vorrei un prodotto per depurare la mia piscinetta 3x3, eccolo qua, Percolax EA6MG, sono 812 euro, vuoi che ti passi la tessera? 812 euro, ma non è un po' troppo? Se preferisci c'è il generico, 1030 euro, cioè unico caso in cui il generico costa più del prodotto della casa. Sì signore, qualcosa vorrà dire naturalmente, mortacci. Vabbè, mi dia il Percolax. Sting torna a casa, mette due gocce di Percolax e A nella piscinetta, vi si immerge immediatamente, gli si squama la pelle, gli viene la febbre quartana, secchezza delle fauci e tremori. Torna arrancando sui gomiti in farmacia e chiede: ma cosa c'era dentro il Percolax e A? Non hai letto il bugiardino? Pipì fermentata di orango, percolato distillato, soluzione di acqua ebola. Ma del resto e A sta per epatite assicurata. E io lo dico sempre ai clienti: leggete la composizione. Ma io credevo che ci fosse, ma c'è capito l'equivoco, risponde: ah, ma non sai, non è cloro. È giusto, costa molto meno. E concludiamo con Cavalli Acoustic Quartet, Jamiroquai, Kennedy. Che poi è già in barese, che ne dite? Mimmo arriva a casa di JK per prendere quei 6 fischioni di sfrontata che il cantante di Jamiroquai gli ha promesso in cambio di una dozzina di sberloni di vigliacchissimi. Mimmo lo... gambi, cosa sono? Le figurine. Mimmo lo... roba, Mimmo lo avvisa sottovoce: occhio che potrebbero aver messo delle cimici, meglio usare un linguaggio cripta. Bene, perfetto. Allora Jay, come stai? Tutto bene? Che si dice all'Oppalapusa? Sarebbe Lollapalusa, però vabbè, tutto bene. Vabbè, forse è ripassato per prendere quei bignè che ha preparato mia nonna. Ah sì, sì, certo. Proprio quelli. E invece quella zizzona di battipaglia. Ma se fai l'occhiolino vedrai, no, non si vede. L'importante è che venga ripreso da Gesho tutto quanto. Ma JK si tradisce e in un colpo rivela l'esistenza di droga vera e una terza persona pure che finisce nei guai dicendo: o neve, minchia no, è di Enzo. Non è mia, è di Enzo.
È il brigadiere che dice si segnala la presenza di una terza persona. E questo Enzo chi è? Attenzioniamo Enzo. Bravissima la commissione Prevignano Mattei, ma come al solito bravissimi i nostri segnalatori. I've been dreaming about the West Coast.